Vivono nella paura Stefania Pera, suo fratello e sua madre di 74 anni in un appartamento ERP in via Don Lazzari all'Arancio. L'abitazione in alcuni punti è mal ridotta, ma la preoccupazione maggiore è per quello che sta accadendo in una camera. Ci sono segni d'umidità sul soffitto e soprattutto su una parete si è aperta una crepa vistosa. Stefania ha avvertito l'ERP. C'è stato un sopralluogo che ha evidenziato la gravità della situazione, però poi non è stato fatto più niente. Loro hanno mandato un ingegnere e l'ingegnere quando è venuto ha detto che la casa non era più agibile e ci davano la mobilità al più presto. Io ho aspettato un po', logicamente, a settembre ho richiamato, addirittura avevano passato altre persone. E io a quel punto ho detto io non chiamo più nessuno perché la situazione la sapete, io vivo con la paura. Qui può cascare tutto un momento all'altro, sopra c'è dei bambini, sotto ci sono dei puntelli, e ho chiesto aiuto, e qui non me lo sta dando nessuno. Stefania e la famiglia hanno chiesto il trasferimento a San Vito per stare vicino alla sorella e sperano che la situazione possa risolversi al più presto.